Allora, dopo 68 anni ci troviamo qui a ricordare questi giovani caduti, vittime di un regime che era nato nella barbarie, nella violenza e finito nella barbarie, nella violenza. La storia ha giudicato in modo netto e preciso e certi revisionismi che anche oggi vorrebbero mettere tutti sullo stesso piano possono fare proselitismo solo fra gente ignorante che non ha studiato o ha dimenticato la storia. Cosa ci possono insegnare questi giovani dopo 68 anni? Secondo me molto, soprattutto in questi momenti di crisi economica, ma che anche politica e sociale. Ci danno l'esempio di persone che non si sono lasciate trascinare dall'onda dello sconforto, che non hanno cercato solo la propria salvezza personale, ma hanno fatto una scelta difficile che li ha portati alla morte. Ma i loro nomi sono ancora qui nella roccia e vengono ricordati, mentre migliaia e migliaia di altri nomi che hanno vissuto nella mediocrità sono stati dimenticati. Oggi fortunatamente non dobbiamo più prendere le armi e rischiare la vita, ma dobbiamo tutti rimboccarci le maniche con l'impegno, la partecipazione alla vita pubblica e sociale. Ci sono tante battaglie che si possono combattere nel volontariato e nella solidarietà verso chi ha bisogno. Questi giovani non hanno certo bisogno dei nostri onori e della nostra ammirazione. Se la sono guadagnata una volta per tutte, il 17 agosto 1944. Viva la Resistenza, viva la democrazia, viva l'Italia!